La gamma Think di termostati a cavo o radio di AirZone unisce efficienza e risparmio in un elegante dispositivo a basso consumo, grazie allo schermo monocromatico elettronico. Il controllo del termostato si realizza tramite tasti capacitivi, che sono On-Off, AirZone, barra di controllo, menu di configurazione. Lo schermo presenta due distinte modalità. La modalità salvaschermo appare con il termostato a riposo e mostra giorno e data, stato attuale della zona gestita dal termostato. Alla modalità schermata principale si accede tramite un singolo tocco sul logo AirZone e mostra modo di funzionamento, funzione Eco Adapt che indica il livello di efficienza dell'installazione impostato dal Blueface, velocità del ventilatore, nome della zona e temperatura ambiente, stato della zona o temperatura impostata, umidità relativa, modo sleep, stato della programmazione oraria. Mediante il tasto On-Off si potrà accendere o spegnere la zona nella quale il termostato è installato. Utilizzare la barra di controllo premendo o scorrendo sulla medesima per impostare la temperatura desiderata. Dal menu di configurazione potrà selezionare in qualsiasi caso le impostazioni del modo sleep di spegnimento temporizzato della zona, selezionando una tra le opzioni 30, 60 o 90 minuti. Per navigare all'interno dei menu del termostato Think, seguire le istruzioni riportate sullo schermo, di modo che ogni volta che appare una possibilità di opzione, si dovrà premere sul tasto indicato dallo schermo nella barra di controllo laterale. Inoltre, potrà accendere, spegnere o impostare la temperatura in una qualsiasi delle zone della sua installazione grazie alla funzione di navigazione remota. Se il termostato che stiamo utilizzando è configurato come maestro del sistema, potremo impostare il modo di funzionamento dell'intera installazione tra quelli disponibili. In ultimo, se il controllo della velocità di ventilazione è attivato, si potrà selezionare, utilizzando la barra di controllo laterale, la velocità desiderata, scegliendo tra auto, alta, media e bassa. Quando la batteria del termostato con comunicazione radio è quasi scarica, apparirà un avviso sullo schermo. Sostituire la batteria come indicato nel video.